nasce ascoltando, come sono sempre nati i progetti, ascoltando musica o non ascoltandola, per cui si decide di fare musica. Tutti noi proveniamo da una serie di esperienze diverse che sono legate all'universo della musica elettronica e a questo movimento che a Roma ha avuto una dimensione inaspettatamente larga a partire dagli anni 90 e che ha coinvolto musicisti di differenti estrazioni. La sinergia tra musicisti e artisti DJ provenienti da universi sonori differenti ha prodotto il progetto Auto.vox. Il progetto di Auto.vox vive grazie alla relazione fra più artisti che provengono fondamentalmente da strade diverse che si incontrano sotto l'egida della musica elettronica o techno. Il mio approccio allo strumento, ai sintetizzatori, parte da un mio background che è fondamentalmente acustico. Sono un pianista di estrazione che nel tempo, negli anni, appunto, ha convertito la tecnica pianistica nell'editing, nella costruzione dei patch, nella costruzione delle sonorità. Nasco come batterista acustico suonando prevalentemente musica funky fusion. Praticamente dalla batteria acustica poi sono passato all'utilizzo di pad elettronici collegati con campionatore. Ma il mio contributo per il progetto Auto.vox in quanto fonico dell'Eclectic è stato primariamente quello di curare tutti i suoni che confluiscono in questo progetto. Vox è un progetto musicale che sconfina anche in altri settori della creatività legata all'impiego dell'elettronica. Senz'altro è importante anche la sua sinergia con il video. Tutto è legato poi a quello che è un ruolo particolare che ho come fonico nell'ambito del progetto Auto.vox, dove dal vivo vado a rompere un po' lo schema tradizionale della figura del fonico, che è legato dietro a una regia, ma spesso e volentieri invece sul palco con i musicisti, un ruolo quasi da dub master, e appunto miscela in diretta tutte quelle che sono le creazioni, soprattutto di sintetizzatori improvvisate, sui sequencer che invece portano la ritmica. Malgrado il largo impiego di strumenti tecnologici, l'esperienza di Auto.vox è senz'altro legata anche ha un approccio improvvisativo. Sembrerebbe un controsenso di fronte all'impiego massiccio di strumenti di sequencing, ma in realtà questi strumenti di sequencing e di artist recording ci consentono una più facile cattura di tutti i nostri umori improvvisativi, che divengono quindi parti integrate all'interno di un discorso compositivo compiuto. Appunto della batteria acustica che porta il tempo, suonando i pad elettronici posso utilizzare appunto la tecnica batteristica per colorare e inserire dei suoni
e quindi inserirmi più in un contesto melodico, armonico, di rifinitura ritmica rispetto a quello che può fare un batterista tradizionale con una batteria acustica. Il percorso di Auto.vox si è quindi inoltrato verso territori che speriamo riusciranno a sorprendervi.